praticamente noi ci siamo occupati di formare quattro classi, in realtà sono alcune sono insieme di classe, per portare dei lavori da 5 minuti qui che parlano di diritti umani a tutti gli 8.000 ragazze. Su cosa avete puntato? Abbiamo puntato su utilizzare linguaggi diversi, su renderli consapevoli di quello di cui stavano parlando e su farli divertire, perché questo è un bellissimo evento dove degli adolescenti, non solo degli adolescenti, perché abbiamo lavorato anche con gli studenti del carcere di Prato, che sono stati un gruppo interessante e anche un po' più adulto, abbiamo cercato di trasmettergli la missione di raccontare ad altri adolescenti come loro questo, i diritti umani.